Ragazzi, buongiorno. Oggi facciamo questo interattivo. Cosa ti aspetta in amore? Una persona nuova oppure un ritorno? Oppure niente. Sto scherzando. Andremo a vedere in che energia tu ti trovi parlando di relazioni, se sei single o c'è una persona, insomma, nella tua vita. Ascolta inizio di variante, se ti risuona vai avanti. Così. Io vado. Variante numero 1. Lavoro con tarocchi di zombie. Tu adesso semplicemente rilassati. Ok, nella tua vita sentimentale c'è già una persona, c'è un uomo, un re di denaro. Per qualcuno lui avrà veramente un segno di terra, oppure semplicemente ha le caratteristiche. È uno che ama la vita materiale, ama la vita pratica, è un lavoratore. Per lui importante è avere i soldi, avere la situazione stabile, in tutto. Stabilità in tutto, insomma, lui sa guadagnare i soldi, lui è intelligente, leader, oratore, insomma, lui ha tante qualità che servono. Ora io dico così adesso in generale, però sicuramente lui sa, se vuole, sa come ottenere la vita materiale stabile, ecco questo. E a livello di sentimenti come due di spade, e parlando di vita sentimentale non è così bravo, diciamo così. Abbiamo due di spade, tipo parlando di vita sentimentale nella sua vita c'è un time out. Ok, time out, vuole riposare e riflettere magari anche. Possiamo aprire un'altra carta. Due di coppe, sì. Ok, ruota di fortuna. Sì, si vede che nella sua testa e nel suo cuore c'è già una persona, però lui dubita cosa fare con questo rapporto. C'è la sensazione che io non lo so cosa voglio, o andare avanti con questa donna, oppure lasciare così com'è. Insomma, c'è questa un po' di indecisione. Ruota di fortuna può parlare anche del ritorno. Ok, quindi nella tua vita c'è questa persona, in che stato siete adesso? In che status? Che status? Qui ce l'abbiamo sentimenti, quindi avete tutti e due sentimenti. Ok, però ci sono i sentimenti, ci sono interessi, però la situazione non è così semplice, non è così facile. Ce l'abbiamo 5 di bastoni, situazione di conflitto. In cosa consiste il conflitto? Lui e tu, lui e tu. E lui. Guarda, tu vorresti già qualcosa di più tranquillo, più stabile, qualcosa con questa persona, stabilire magari un rapporto. Lui invece, dalla parte sua, mi viene che non sa o non sa fare o semplicemente in energia un po' distruttiva. Cavaliere di spade era venuto. Una persona che cerca di dimostrare qualcosa, dimostrare a te o a qualcun altro. Nel mondo intero dimostrare qualcosa. Per qualcuno questo uomo ha una donna, cioè non per forza che lui sta in coppia con una donna, ma c'è una donna a quale lui vuole proprio dimostrare chi è lui, insomma, dimostrare il suo carattere. Sì, vuole far vedere a una donna che lui è cambiato, che lui è diverso, che lui non è come prima. Questa donna può essere tu?
No, qui parliamo di una relazione. Potrebbe essere che lui sta già con una donna e con questa donna lui ha un po' di battibecco, come si dice, e vuole fargli capire che lui è cambiato, che lui è diverso. Ora non so in senso positivo diverso o in senso negativo, questo non lo so. E può essere che sta in rapporto, come può essere che lei è una ex e lui ancora non si sente completamente libero e pronto per qualcos'altro. Ok, ce l'abbiamo questa situazione. Se tu ti riconosci, se veramente nella tua vita, nel tuo cuore, nella tua testa c'è questa persona, rimani. Andiamo a vedere cosa sta arrivando da te. Una persona nuova, una persona vecchia o nessuno dei due? Un ex oppure questo, non lo so. Allora, mi fanno vedere che c'è una grandissima attrazione tra di voi, quasi magica. C'è la sensazione un po' di ansia, nostalgia, ansia. Quella sensazione quando tu dici io non ce la faccio andare avanti perché non ho ancora capito questa storia. Quindi ti arri arriva da te una persona che tu fino in fondo non hai capito, una persona con quale tu non hai una situazione certa, non hai una situazione completa, ecco. Quindi è una persona che tu conosci già, ok? Vediamo in che rapporto stai tu con questa persona che conosci già. Rispare. Lui è molto chiuso, bloccato nei tuoi confronti. E anche lì due di spade, anche questo. Sembra come che è la stessa persona. E lui? Non mi fanno vedere che è lui o non lui perché per qualcuno sarà la stessa persona o per qualcuno no. Comunque sia, arriva una persona con quale tu hai una connessione particolare. Questa persona adesso è fredda, è distaccata. Ok, vediamo ancora, venuto re di spade. Potrebbe essere che ha anche queste caratteristiche, è un segno di aria. Chi è questa persona? Un guerriere come quello era. Una persona misteriosa. Una persona che vede tutto, capisce tutto, però lui non si apre. Lui proprio di proposito cerca di avere tutto chiuso. Tipo, non so, nasconde di sé tante cose. Un'altra cosa, questo uomo non ha tanti amici. Non ha tanti amici perché è abbastanza riservato. Ha pochi, ma quelli forse veri. Ok, e cosa lui quando? Chiediamo quando più o meno. Quando succederà questo arrivo e chiederemo cosa porterà a te questo arrivo di questa persona. Un attimo, quando? Quando succederà? Questo mese, no, mese novembre, per qualcuno aprile, entro aprile, ma qualcuno sarà proprio lontano entro aprile di prossimo anno, però qualcuno proprio adesso, questo mese oppure novembre, presto, insomma, presto, comunque sia presto. Ok, vediamo cosa ti porterà.
Voglio vedere con questo oracolo. Guarda, questo mi piace. Guarda, Rapunzel, inginocchiato, canta la serenata sotto la finestra. Sicuramente quando arriverà ci sarà questa sensazione, o sole mio, quanto mi sei mancata. Insomma, ti sentirai così come questa ragazza al balcone a quale cantano la serenata. Ok, andiamo ancora. Ecco, facciamo pace, ripartiamo. Voglio una pagina bianca. Quindi arriverà nella tua vita per riprovare. Riprovare di iniziare tutto dalla pagina bianca. Ok. Wow, riproviamo dalla pagina bianca e io voglio con te la casa. Ok, magari dalla parte tua non sarà tanta certezza e sicurezza. La casa, qualcuno proprio vorrà una storia stabile. La casa che cosa è? Stabile. Qua abbiamo la casa con fiori rossi, quindi passione. Casa che cos'è? Anche un posto intimo, quindi ritorna per stabilire un rapporto vero, proprio, intimo, quindi con tutti i privilegi di questa casa. Però dalla parte tua forse non ci sarà tanta, ecco, non sarai magari tanto rilassata, perché intorno a questa persona ci sono anche altre donne, saprai che ci sono altre donne e non lo so se questa cosa ti potrà dare, cioè, insomma, io vedo che tu un po' lo spie, ok? Lo tieni d'occhio perché ci sono altre donne. Ci può essere una situazione dove tu aspetti di uscire con lui, di andare da qualche parte insieme a cena fuori, insomma, aspetti invito da qualche parte, ma questo non c'è. Ci sono delle pause. Eccolo, eccolo, inizia a comportare come prima. Un attimo, ti dico adesso. Guarda, può essere una situazione così. Se questo uomo veramente ha un'altra donna o una ex con quale ce l'ha figli, deve vedere, potreste essere gelosa, perché lui vede quest'altra donna. Ok, e in più ci sono altre donne intorno. Vedo che un pezzettino della storia che voi avete già vissuto, ora ognuna di voi avrà qualcosa di particolare vostro. Vedo che questo pezzettino potrebbe ripetersi. Quindi ci sarà la sensazione che è tutto molto meglio di prima. Però ci saranno dei momenti dove tu dici, ecco, si ripete di nuovo la stessa cosa. È una cosa che ti porta un po' di malinconia e ti sta turbando, ok? Questo. Però che voi vi lasciate e non vedo, perché anche se a volte sembrerà che questa persona si distacca, poi lui riesce a riprendere tutto. E ti fa divertire, ti fa ridere. Qua in questa carta proprio la porta sulla schiena, proprio la porta in giro. E lei vede, è contenta, è tranquilla, è felice. Quindi c'è questa figura che ha un'influenza abbastanza pesante.
Vedete, per qualcuno qua alimenti, bambini, insomma, qualcosa di questo tipo, che loro hanno o bambini o altre cose in comune, che comunque questa donna in qualche modo non ti dà pace, ecco, va bene. Quindi questo sta arrivando. Andiamo a vedere come ti consigliano carte di comportare, il consiglio per te. Ecco, due carte. Oh, guarda. Allora, il consiglio è questo. Stai tranquilla, cerca di non pensare, guarda qua e qua. Cerca di non pensare alla sua ex o a quella che era un'altra donna. Impara a... Lo so che sarà difficile, ma impara a non dare peso, non dare importanza. Perché ogni persona ha un suo vissuto, ha un suo passato, qualcuno ce l'ha a fili, peggiorerai solo se tu darai troppa importanza, sarai gelosa o farai sempre domande, peggiorerai. Quindi qua ci sono buone prospettive per questo rapporto, però è importante che tu non focalizzi troppo su quello che è stato prima di te. O anche non ti focalizzare troppo anche su quello che è stato negativo tra di voi, ok? Io voglio chiedere se intenzioni di questa persona sono sincere. Ecco il giudizio. Mi fanno vedere che è stato tanto male lui, non lo so, qualcosa di molto complicato era successo, che lui ha sofferto e questa cosa sicuramente l'ha reso un po' più diverso. Adesso lui vuole andare piano, ma vuole qualcosa come una nuova chance, ma piano piano. Ci sono ancora ricordi. Ci sono ancora ricordi suoi, ricordi negativi, rancori magari. Questo c'è, ma piano piano con la pazienza si può arrivare ad avere un rapporto più stabile anche per voi. Quindi devi avere semplicemente la pazienza. Pazienza, risate e atmosfera più tranquilla. Questo. Io ho finito questa stesa, raccontate come vi siete trovate, mettete like. Io fermo e noi andiamo alla seconda variante. Andiamo avanti, variante numero 2. E io voglio cambiare mazzo. Per questa variante voglio lavorare con un altro mazzo. Ok, tu adesso semplicemente rilassati. Ok, andiamo a vedere adesso te, in che energia ti trovi parlando di amore. Adesso nella tua vita sentimentale non c'è né avanti né indietro, insomma. Si vede, si sente insoddisfazione e si vede che sei un po' in attesa, ok? E non sei soddisfatta, anche un po' annoiata forse, mancano emozioni. Ok. Non dico che tu stai proprio male nella tua vita, però non ci sono le certezze, non c'è la chiarezza.
un po' pensiero anche preoccupante, ecco. Mi dicono che nel tuo cuore, almeno nella tua testa, c'è una persona, c'è. Tu hai illusioni riguardo questa persona. Desideri una chiusura. Una chiusura e un chance per te. Sembra che tu desideri che questo uomo chiude qualcosa per stare con te. O chiude qualcosa per stare con te, o che questa persona starà male e poi verrà da te e voi avrete. Starà male nel senso, adesso, 10 di spade. Qualcuno qua aspetta che questo uomo chiude un rapporto, un altro, ok? Oppure qualcuno di voi aspetta che questo uomo se ne pente per aver sbagliato, per averti fatto male e che tu vedrai che adesso voi avete una nuova chance. Insomma, si vede che nella tua testa e nei tuoi pensieri c'è già una persona, ok? Ierofante. E due di denaro. Qui abbiamo una situazione di due donne. Lui ha già un status, un qualcosa di ufficiale, oppure un status semplicemente. Non so che cosa può essere questo status. O famiglia ce l'ha, o tutti lo considerano una persona sposata, anche se loro non stanno più insieme. Insomma, ce l'ha un status, ok? Mi fanno vedere due situazioni. Non una, ma due. Dalla parte di lui, ok? E tu stai aspettando in eremita quando la situazione sarà più chiara e se sarà una chance per voi. Chiaro. Adesso quindi, se tu ti trovi e se tu mi dici sì, questa sono io, parli di me, allora andiamo avanti. Se non ti riconosci, puoi provare di cambiare la variante. Abbiamo tre. Allora, vediamo adesso chi sta arrivando. Una persona del passato, una nuova persona o nessuno dei due. Purtroppo devo mettere anche questo. Passato, nuovo. Passato. Passato anche qua. La storia. Allora, le carte parlano di una storia per te molto molto importante, perché la storia non succede sempre, è un apocalisse zombie. Insomma, un qualcosa che comunque è cambiato, ti cambia, ti ha cambiato, ti ha cambiato. Magari c'è stato anche il dolore attraverso quale tu sei cambiata. E la storia è quando tu rimani più che altro sorpresa. Sorpresa in modo male, cioè sorpresa ma scioccata, ok? Scioccata, ferita, o insomma, è una sorpresa, però che ti fa un po' di ti turba, ok? Una relazione che cambia comunque la visione, a volte anche toglie orecchini, volevo dire. Occhiale rosa che ti dà. Vediamo cosa ti ha fatto questa cosa, questa relazione. 10 di denaro. Questa persona ti ha cambiato la vita e stranamente la tua vita dopo questa persona è cambiata in meglio. Sembra come che qua qualcuno veramente dopo di lui ha aperto proprio canali creativi o canali finanziari, nel senso canali energetici, adesso parlo, che qualcosa è stato che ti ha aperto un secondo respiro, non so se si può dire, e dopo tu hai avuto più ispirazione, sei diventata più creativa, più ispirata di fare qualcosa di nuovo o aggiungere qualcosa per quello che sai già fare.
Hai raggiunto anche a livello materiale magari più stabilità, più sicurezza, se non stabilità, ma più stabilità interiore, più sicurezza. Insomma, anche se non è semplice, come connessione, però ti ha dato tanto, ok? Magari in modo un po' doloroso, ma ti ha dato tanto. È venuto un re di coppe. Una persona che sa dare emozioni, ecco. Bene, quindi andiamo a vedere adesso. Magari te lo descrivo ancora per capire chi è questa persona, perché magari non c'è solo un ex, magari c'è più, no? Quindi vediamo la sua descrizione. Il mondo, la descrizione. È una persona flessibile. Vabbè, flessibile un attimo. Forse no, cioè, ho proprio sentito un rifiuto. Distanza può essere, ok? È una persona che viaggia, una persona acculturata, se si può dire così, una persona che senza tabù, con la mente più o meno aperta. Questa carta può parlare anche di una persona che comunque ha avuto già le sue esperienze, è una persona che ha un vissuto alle spalle, ok? Un guerriere, ok. Ma qua io ti posso dire che è una relazione karmica per te, quindi non ha senso adesso che io ti vado a descrivere chi è lui, perché sicuramente lo riconoscerai, una storia karmica, una persona che tu hai amato, una persona che ti hanno... Aspetta un attimo, hai amato o no? Hai amato o no? Sì, morte, hai amato, sì. Se non hai amato questa persona in questa vita, con questa morte potrebbe essere che... Una persona che ti dà la sensazione che tu conosci già, che l'hai già amato, non in questa vita, magari nelle vite precedenti, ma c'è questa sensazione. Ok, è una persona che arriva nella tua vita, può sembrare che sapete, un caso che non è mai caso, può sembrare una casualità, un incontro che... Succede, ok? Non che tu lo sei cercata, ma un incontro che tu non aspetti, ma succede. E la cosa sta andando molto in modo molto naturale. Se per esempio, non andava, non sai relazionare o non andava bene prima un tuo rapporto o i tuoi rapporti in generale, con questo sembra che tutto va verso un qualcosa, in modo molto naturale. Come sembra come dal destino, cioè è stato voluto dal destino che voi andate avanti e sembra che funziona. Ecco, questo volevo dire. E tutto questo funziona e porta sentimento, e porta che voi vi scegliete l'amante. E il giudizio universale amante è proprio come se fosse due pezzettini di puzzle che si incontrano. Due pezzettini di puzzle che dovevano incontrare, insomma, questo. Ok, allora posso fare ancora qua caratteristiche di questa persona. Tre carte, una e basta, due e tre. Dopo vediamo cosa sarà qua. Nove di coppe, sei di bastone. 5 di denaro. Ah, caratteristiche. A lui piace tanto, a tutti piacciono i complimenti, però questo è un po' egoista, è un po' in modo esagerato. Lui vuole tutto per lui, ok? A volte può sembrare che ti tratta un po' per scontato, perché lui è quello che tu, a volte sembra che non ti dà abbastanza valore.
può sembrare dalla parte sua che lui è uno che sa meglio cosa bisogna fare, o un po' viziato si sente, viziato, un po' egoismo c'è, ok? Quindi a volte, ma comunque sia, c'è questa sensazione che lui è così perché c'è la sensazione interiore che lui non ha tanto da dare, ok? Come se fosse io a te non posso darti tanto, e quindi se io non ti posso dare tanto, non voglio sentirmi in debito o in colpa nei tuoi confronti, quindi farò finta che è tutto bene. E questa finta può sembrare come un egoismo, un narcisismo, ancora qualcosa. Ecco, il succo è questo. È uno che, se vuole veramente, farà di tutto per vincerti, potrebbe anche inginocchiare. Ora, magari in senso vero oppure in senso metaforico, ma se serve, lui si inginocchia. Si inginocchia in metaforico, ragazzi. Si inginocchia sempre per vincere, cioè a lui non costa niente a fare qualcosa che tu dirai, ma oddio, cioè correre dietro te o fare qualcosa che tu magari dici, è vero, sei così, non hai la dignità, ma è una trappola perché la dignità lui ce l'ha. Semplicemente lui sa cosa fare per ottenere ciò che vuole lui. Ecco, un po' di questo ce l'abbiamo. Ah, abbiamo una testa interessante, diciamo così. È intelligente molto. Intelligente, il suo forte è sa come parlare, ce l'ha un senso di umorismo, e quando dice qualcosa può dire qualcosa che magari un po' ti darà fastidio, ma comunque lui lo sa fare in un modo che ti piace. Cioè, ti piace lui proprio. Ce l'ha un po' di stronzo, come chiamarlo, nel carattere, lui ce l'ha. Affascinante questo ragazzo. Ok, andiamo a vedere cosa sarà. Cosa ti porterà questo suo ritorno, questo suo arrivo? Cosa ti porterà? Guarda, sarai felice, ti sembrerà che ti porta in braccio, ti sentirai molto leggera, contenta, ci sono i sogni, proprio sarai ti porterai il sogno, ok? Ti porterà il sogno e inizierai a immaginare, a sognare che potete invecchiare insieme, che qua proprio destino, lui è ritornato e ora noi possiamo invecchiare insieme, insomma, per tutta la vita. Ti darà questo sogno. Io vedo un bel corteggiamento, ok? La carta di suore, per qualcuno può significare che sarà una cosa platonica inizialmente, tipo senza intimità, la carta di suora, no? Voglio provare a vedere, però poi vedo comunque incontri, tutto molto romantico mi sembra. Belli romantici incontri. La suora vuole aprire. Sì, ok, la suora con questo
Potrebbe essere così, se siete a distanza, ci sarà ancora, cioè, ci sarà un periodo dove sarà questo romanticismo, incontri, magari incontri in videochiamata o incontri in chat, insomma, se c'è la distanza. Se non abbiamo la distanza, comunque sia, mi fanno vedere che è tutto platonico, romantico, ma con intimità. Non capisco perché non si può. Siete di spade e stella, quindi voglio capire dalla parte di chi. Tu? Oi, Marchio. Dalla parte tua, dirai che farai la stella, insomma. Cercherai di essere un po' irraggiungibile per dare il tempo che lui ti conquista, che ti riconquista. Quindi sembra un po' senza intimità, oppure c'è un po' di freddezza, insomma, dalla parte tua per vedere cosa fa questo uomo, se cercherà di regalarti la luna oppure no. Tipo questo succo. Andiamo. Freddo, freddo, l'ho letto freddo, ragazzi. Che si fa con freddo letto? Manipolazioni e trappola. Qui bisogna fare attenzione perché se tu inizi a manipolare questo uomo di proposito, potresti anche tu essere manipolata. Ok. Non ti devi spaventare perché io vedo che avete qualcuno o qualcosa che vi può riunire, anche se mi fa vedere che potrebbe essere anche una lite tra di voi. Ricatto magari, dice io, se tu fai questa principessa fredda, io me ne vado, insomma. Però fate attenzione perché sì, tu avrai questo uomo. Come dire, qua abbiamo la carta di donna che porta a guinzaglio uomo, ok? Non è una cosa bella portare a guinzaglio, però tu avrai il potere, però c'è possibilità di rovinare tanto rapporto e con queste manipolazioni fare sì che questo rapporto entra in trappola. In trappola e che si ferma, cioè tutto è iniziato molto bene e dopo si è bloccato il rapporto, non c'è evoluzione, trappola. Quindi, se tu lo vuoi manipolare, questa manipolazione tua può metterti nella stessa tua trappola, ok? Questo. Anche dalla parte sua. Quindi io voglio chiedere il consiglio per te. Re di bastone. Regina di coppe. Dicono di essere un po' più dolce, meno quella donna Fatal Woman, Madonna Vamp, non so, donna cacciatrice. Ti consigliano di essere più femminile, più dolce, più gentile, più buona, quella che comprende, capisce uomo. Lui agirà nei tuoi confronti se tu sarai così, che se farai le fusa, ecco, come il gatto. In questo caso sì, andrà bene. E niente, io sento che qua devo fermarmi, raccontate come vi siete trovate. Mettete like, io fermo e andiamo alla terza variante. Andiamo avanti, variante numero 3. E mi sono appena reso conto che avevo dimenticato di mettere la spada, però la stesa funziona comunque, insomma. Andiamo. Cosa ti aspetta? Un ritorno oppure una nuova persona? O magari nessuno dei due. Vediamo anche questo. La prima cosa che io voglio vedere è se in che, insomma, energia ti trovi adesso.
parlando di sentimenti. Qui ce l'abbiamo, ok, tu, io vedo che dentro di te c'è ancora tanto dolore dopo una storia. Tu mi sei venuto questo imperatore, tu sei anche, magari stai controllando questo dolore, non lo fai vedere nemmeno a te stessa, sei forte, orgogliosa, però dolore c'è dentro di te, bloccato però. Questa cosa è un po' pericolosa perché quando ce l'hai un dolore così, la tua anima soffre, ma tu con il tuo potere mentale, cioè, lo stai controllando questo dolore, proprio come questo imperatore. Guarda, c'è questo piccolo bullo rosso, che cos'è, il diavoletto. L'imperatore lo schiaccia con il bastone, lo tiene anche con la gamba. Tutta la sua posizione, vedi, è una persona che dice: io non permetto a nessuno disturbare la mia pace, la mia serenità. Ma questo qualcuno è la tua anima che cerca di comunicarti che alla fine c'è sofferenza e c'è pesantezza dentro di te bloccata. Ok, andiamo. Io vedo che hai avuto, forse da questa ultima storia, era una storia dove c'era una impossibilità, un'impossibilità di costruire. Sembra come che siete lasciati, ma amore è rimasto, cioè, almeno dalla parte tua sicuro. Qualcosa così. Potreste avere la tua zona di comfort, magari a qualcuno anche la tua famiglia, e potrebbe sembrare che tutto a posto, io sono forte, la mia vita va bene e io ho tutto, quasi almeno tutto, però non è così. C'è la sensazione di essere sola in tutta questa stabilità. C'è la solitudine. Hai imparato a vivere, convivere con questo dolore che ce l'hai dentro e quindi molto spesso sembra che non c'è più, non c'è dolore. Ma dolore c'è. E mancanza di emozione. Però così da vedere sembra che sei al sicuro. Ti sei costruita questa zona di comfort e sei al sicuro. Ok. Bene, questa sarà la tua descrizione. Io voglio prendere queste carte. Andiamo a vedere se ci sarà. Ma qui voglio proprio cambiare il mazzo. Vediamo che cosa ti aspetta. Ci sarà un ritorno. Una nuova persona. O nessuno dei due. Ci sarà una nuova persona. È una persona molto significativa per te, c'è grande importanza, ok? È venuto proprio ierofante, è una persona che arriva nella tua vita con un scopo, per darti un insegnamento, ok? Voglio vedere che insegnamento sarà, che insegnamento è questo? Buono o no? Re di denaro. Wow! Oh. Ah, allora, questa persona ti cambierà la vita perché io vedo che tu chiuderai rapporto completamente con un'altra persona. O chiuderai completamente il rapporto, oppure, cioè, in modo naturale questo rapporto finirà. Quindi
Questa persona arriva per salvarti da te stessa, oppure anche da salvarti da qualcuno che non ti ama, non ti apprezza. Venuto Ierofante con 10 di coppe, questi 10 di coppe è il matrimonio, guardate. Quindi, bene, andiamo. Qui ti arriva la persona, in semplici parole, la persona che arriva è la persona che ti insegnerà che cos'è veramente essere amata. Ok? Vediamo che persona è, andiamo a vedere le sue caratteristiche. Mi fanno vedere che lui aveva. Allora, lui aveva un rapporto, questo uomo, una relazione, che non ha voluto, come se fosse l'hanno costretto. Quindi qualcuno ha costretto questo uomo a creare relazione o sposarsi, insomma, non lo so, anche se lui non lo voleva. Questo qualcuno vuole vedere. Re di denaro, mondo, genio di bastone. C'era una donna che ha combattuto tanto per averlo, ok? E questa donna ha fatto sì che lui lascia quella donna che non ha voluto. Ok. Ok, chiaro, ho capito. Allora, spiego. Questa persona, questo uomo, aveva una donna. Ma si vede che lui questa donna non amava, perché o era costretto di stare con questa donna, oppure c'erano dei motivi, che non è amore, che hanno costretto loro due a rimettersi, senso di responsabilità o qualcosa, insomma, non lo so. Poi questo uomo ha iniziato a tradire questa donna, ok? E poi tradendo questa donna, cioè dopo la cosa si è scoperto che lui tradisce e la relazione è stata chiusa, ok? Relazione con quella donna è stata chiusa. Tutto questo, se mi dicono le carte, vuol dire che questo sarà significato, così tu lo riconoscerai, sarà il significato della persona. Quindi lui è stato cacciato via, buttato. Sì, è stato cacciato. E quindi questa donna ha saputo che lui la tradiva e l'ha lasciato. Ok. Ecco, e adesso voglio vedere quando tu lo incontrerai, come lui sarà. Quando tu lo incontrerai, lui sarà già a posto, guarito, tranquillo, carino, bello, sistemato, non lo so, non penso che lui è proprio un uomo molto ricco, però lui ha un suo lavoro, per qualcuno lui lavora attraverso computer, non so, qualcosa con computer, social, distanza, agente immobiliare mi viene da dire qualcosa. Lui lavora, ce l'ha un buon lavoro, ok?
magari si sposta per lavoro, insomma. Ma non è questo, perché io sto dicendo questa informazione perché mi veniva fuori. Stavo canalizzando proprio queste parole. Non è detto che per tutti sarà questo, è un'informazione in più. Allora, quando tu lo conoscerai, lui sarà carino. Carino, stabile e libero. Ok? Single. Io voglio capire se questo carino è più giovane di te. Perché mi è venuto cavaliere di denaro? Voglio vedere tu e lui. Lui corre il denaro e tu? E tu se te ne sposti. Tu non lo prenderai sul serio, ok? Quindi è possibile che lui è più giovane, oppure lui ha qualcosa che tu non lo prendi sul serio, non lo consideri come una cosa seria, come un amore futuro, ok? Ma lo prendi un po' come gioco, come scherzo. Bene. Caratteristiche di questa persona. Ok, è una persona molto intelligente, il problema però è che lui non agisce subito, lui osserva. Un po' tipo stalker, soprattutto, no, sto scherzando, spero che non è stalker, però vede, lui ti osserva. È uno a quale sicuramente non sfugge niente, lui ha tanta pazienza, per lui è importante capire e conoscere la donna, studiare la donna. Tu quando lo conosci, lui avrà anche altre conoscenze, ok? Altre frequentazioni, però vedo che quando incontra te perde la testa e non vuole più niente, nessun'altra non vuole, e prende proprio tutta la sua volontà a proseguire il rapporto. Con il giudizio sembra come si apre una strada. Si apre una strada dentro di lui, la strada che lui non vedeva mai. È come che c'è questa sensazione, lei è quella giusta, ok? E lui, anche se prima erano altre donne, vedeva altre donne, ma non ce l'aveva lui quella sensazione che ora io ho trovato. C'era così, bella donna, va bene, un'altra, insomma, capite? E dopo si apre proprio la strada, si apre proprio come io questa donna la voglio, per me, la voglio avere, la voglio vivere, voglio continuare, voglio andare, voglio fare, insomma, tutto questo, ok? E tu? Ok, e tu a me mi viene la sensazione che tu sei impegnata, non lo so. Magari non sei impegnata, ma hai altri doveri, responsabilità, perché a te ti piacciono tanto le sue attenzioni, tantissimo. Però c'è la sensazione di non posso. È come se fosse tu dici io non posso. Io avevo visto anche il diavolo sotto. È come la tentazione è molto grande. Io già domani andrei a Polo Nord con lui, cioè dalla parte tua c'è questa tentazione, però tu dici io non posso. Voglio ma non posso. Non so, non posso perché lavoro tanto, non posso perché sono indecisa o perché ci sono due uomini, per questo non posso. O perché hai qualche tua becca o come chiamarla.
qualche tuo blocco che tu dici non posso, prima mi devo sistemare i capelli, non so ora quello che mi viene. Insomma, capisci, dalla parte tua c'è non posso, ecco, non posso. Bene, e allora voglio aprire adesso con questo oracolo, cosa succederà, come andrà? Allora, io ti vedo barricadata, nascosta in casa, ok? Nel senso, qui mi fanno vedere che tu non lo so, o lo dai per scontato, o dalla parte tua io vedo che tu, come stavi in casa tua, in tua zona di comfort, continui a essere. Ok, noi parliamo qua di futuro, ragazzi. E così tu non hai capito che lui è rimasto male e ti ha detto ciao. Ecco, questo. Voglio capire, quindi lui arriva e tu, isolata nella tua zona di comfort, non lo calcoli, anche se lui vedi, viene da te, dice dai, vieni, scendi, io sono casa, sotto casa tua, io ti voglio vedere. Insomma, in modo metaforico, per qualcuno veramente potrebbe essere così, che viene proprio. E tu no, non sono truccata, non sono vestita, c'ho da fare ancora, non lo so ora. Capite? Dovete capire proprio il senso, energia. E dopo vedi che questo ragazzo se n'è andato. Io ho una grande sensazione che quando questo tutto succederà nella tua vita, nella tua testa o nella tua vita, c'è un'altra persona e tu proprio quell'altra persona aspetti e vuoi che quell'altra persona venga a cantare le serenade e non lui. Ecco, ok. E poi alla fine lui dice ciao, lui dice ciao, ma poi continua a mandarti messaggi. Voi mandate messaggi e mi continuano a uscire due uomini, ragazzi. Non è che tu avrai due uomini. Insomma, questo ragazzo combatte per averti tra due persone. Non so questo secondo chi è. E dopo vedo che c'è anche un po' di dramma e dopo questo dramma amour. Amour, guardate. E ti sei innamorata alla fine. E lui combatteva. Sei innamorata e dopo hai lasciato quell'altro, no? Cosa è successo dopo? Ok. È una relazione karmica, carimi. Io ho sensazione che lui più giovane di te, più giovane, oppure tu ce l'hai figli, lui non ce l'ha figli. Può essere lui più giovane non solo perché età più giovane, ma anche, per esempio, tu sei una donna divorziata, separata, con figli e lui non ha mai avuto questo. Non ha avuto queste esperienze. Insomma, c'è questa un po' di differenza, come se fosse lui più giovane, e c'è perché ho detto anche perché ci saranno le persone che diranno cioè che mamma, non frega niente cosa dicono altri, non deve fregare mai niente, però c'è la sensazione che qualcuno dice davvero lei ce l'ha questo uomo e ha lasciato quell'altro per questo che è 10 anni più giovane, non lo so, adesso dico così per dire, insomma, energia è questa, ma io vedo che tu sei molto, guarda, lì eri innamorata, adesso c'è passione, c'è proprio, mamma mia, lui svela in te la donna, mi sono venuti due amori, guardate.
Guarda, in questo mazzo ci sono due queste carte. Guarda quante carte. E tutte e due, e anche questa ho tirato per te. Quindi qui ci sarà un qualcosa di molto passionale, amore. Ti risveglia, ti sentirai viva, viva. Ora, quanto dura, non frega. Viviamo adesso, va bene. Ora inizieranno pomodori. Ma che viviamo? Cosa insegni le donne a fare le ciololò? Mi hanno già scritto una volta così. E ovviamente, se tu vuoi fare brava, fedele con Dio senza fare tutti questi zozzerie, allora è la tua scelta. Però ci sarà chi lo vorrà fare. Io vi consiglio di fare, perché qua c'è tanto fuoco, c'è tanta energia. Ti darà tanto questa storia. E durare, può durare anche di più. Non so quanto dura, basta che dura. Io ho finito questa stesa, raccontate come vi siete trovati, mettete like, io vi saluto, vi bacio, ciao ciao.